Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi tutorial dedicato alla creazione di una mano. In questo periodo sto guardando la serie TV Mercoledì e mi è piaciuta molto e mi è venuta l'ispirazione per creare questo tutorial, quindi sarà anche un tributo e vi mostrerò quali sono i passaggi base per la realizzazione quindi di una mano. Analizziamo insieme quali sono gli errori da non commettere quando creiamo questo genere di miniatura. Il video verrà diviso in due parti. Nella prima parte affrontiamo la modellazione base, mentre nella seconda parte vedremo più i dettagli e la colorazione. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Come vedete, ho velocizzato il video per non renderlo troppo lungo, ho aggiunto il mio primo parallelepipedo, determino qual è la grandezza, la distanza dalla base, anche perché andremo a creare una posa particolare. Il metodo per creare una mano è sempre lo stesso, quindi vado intanto ad ammorbidire un po' quelle che sono le linee del mio palmo e dopodiché quando è abbastanza morbida come forma, ho realizzato una sorta di saponetta e inizio a dargli anche l'inclinazione corretta. Ovviamente per avere come reference qualcosa avete a disposizione le vostre mani, ma con il menu a tendina in alto sfondo potete sempre aggiungere un'immagine di reference. Diciamo che abbiamo le nostre reference attaccate alle braccia, quindi sarà sicuramente semplice capire dove andiamo a sbagliare e come correggere determinati errori semplicemente guardando le nostre mani. Dopodiché aggiungo il primo tubolare. Come potete vedere, tramite il tracciato e selezionando il raggio, quindi avendo due punti di raggio, sia quello inferiore che quello superiore, determino anche una dimensione più o meno, quindi alla base sarà un po' più largo il dito, mentre andando più in basso il dito andrà a stringersi. Non confermo fin da subito il tracciato, ma preferisco tenermeli ancora morbidi e quindi non vado a convalidarli. Me li sposto e poi ne aggiungo dei duplicati, semplicemente riutilizzo lo stesso per spostarmi sul palmo e aggiungo le altre dita. Fate attenzione quando aggiungete i tracciati e muovete le dita a non creare troppi punti. Vi ricordo che basterà trascinare un punto sopra l'altro e quando diventerà della colorazione rossa scomparirà. Quindi andiamo poi, li lascio liberi apposta per poterli ridimensionare in un secondo momento. La parte iniziale è più dedicata alla creazione dello scheletro, poi le rifiniture le possiamo sempre fare in un secondo momento. Ridimensiono quindi il palmo in modo tale che ci stiano abbastanza dita. Io adesso ho già in mente la posizione che voglio, ovviamente farò la classica posizione di mano della famiglia Adams, aggiungo tutte le dita. Vi ricordo che potete entrare sul canale Telegram che ho creato, Nomad Sculpt Italia, dove possiamo confrontarci sui vari lavori. Fatemi sapere nei commenti se anche voi state guardando la serie Mercoledì, se vi piace, e se c'è un personaggio in particolare che avete apprezzato. Il procedimento è lo stesso per tutte le dita, dobbiamo semplicemente fare attenzione in che punto viene posizionato il dito, perché quella sarà l'attaccatura del palmo. Una volta che avremo effettuato il remesh, quindi avremo unito tutti i vari segmenti. Quando sono poi soddisfatto della posizione di tutte le dita, utilizzo un cilindro per realizzare anche il polso. Come potete vedere, lavorando di tracciato possiamo già dare anche forma falangi e falangette, in modo tale da avere già un'idea di dove si piega il dito. Questo perché io lo sto realizzando tenendo conto che sarà appoggiato sopra
una base. Molto probabilmente creerò una miniatura che in un secondo momento andrò a stampare. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa anche la realizzazione della stampa vera e propria. Ci sono alcuni passaggi da tenere in considerazione per poi esportare il file e renderlo utile per la stampa, ma possiamo eventualmente fare un video dedicato solo a questo. Come vedete è un lavoro parecchio minuzioso e laborioso, però in base al punto in cui inserisco il tracciato, già riesco a intravedere, ovviamente con l'immaginazione, la muscolatura delle mie dita. Quindi aggiungo tracciati anche dove non ci sono realmente delle pieghe per creare la morbidezza o la larghezza che poi determina il muscolo vero e proprio. Vado a spostarmi anche le dita sopra al mio palmo in modo tale da avere già un'indicazione anche della sporgenza dei tendini e delle nocche. Per questa prima parte, ovvero nella creazione dello scheletro, non uso una risoluzione alta, mentre in tutti gli altri video tutorial abbiamo visto che utilizzavo sempre una densità molto alta dei nostri materiali. In questa fase, li ammorbidisco in un secondo momento, anche perché modellare o spostare, una massa con meno poligoni è più semplice e chiede anche meno sforzo al nostro dispositivo, quindi non rischiamo che la RAM venga occupata in maniera eccessiva. Come vedete, sto cercando anche tramite la prospettiva di far sì che le mie dita raggiungano in maniera lineare il fondo, il nostro piano immaginario. Dopodiché, con la funzione sposta, vado a dare una forma un po' più definita all'unione tra le dita e il palmo. Cosa molto importante, che se no rischia di essere scomoda in fase di remesh, è far sì che tutti i tubolari si inseriscano perfettamente, che non escano fuori dal nostro palmo, in modo tale che quando vado a effettuare il remesh ci sia già una superficie liscia e non ci siano spigoli netti. Come potete vedere, tramite un cilindro vado a creare il mio polso. Stesso discorso di prima, vado a inserirlo all'interno delle altre masse senza far uscire gli angoli più netti. Dopodiché vado a dare già un minimo di risoluzione anche alle mie dita. Quindi aumenterò un po' la suddivisione delle mie masse in modo tale che otterrò quindi una superficie più liscia e anche più semplice interagire e capire dove vanno a intersecarsi i vari segmenti. Ridimensiono il polso. Fortunatamente non c'è un modo preciso per la realizzazione di una mano, cioè nel senso ci sono dei passaggi che sono la base,
ma poi tutte le mani sono differenti, quindi possiamo renderle più o meno grasse, possiamo far sì che siano più o meno snelle, che si notino di più i tendini. La cosa bella poi della modellazione 3D è che uno può dare sfogo alla sua immaginazione, alla sua creatività. Come potete vedere, adesso ho fatto il mio remesh, l'ho fatto a una risoluzione neanche troppo alta, mi sembra a 600, e dopodiché utilizzo alcune funzioni per sistemare un po' quella che è la forma della mia mano. Utilizzerò quindi sia la funzione gonfia per aumentare un po', diciamo, il tono della muscolatura, con la funzione che appiattisce vado a effettuare quelle che sono le prime scalanature. Tramite la funzione appiattisci, come puoi vedere, vado a dare un po' più di forma ai polpastrelli delle dita. Ci basta qualche piccolo tocco e già possiamo vedere uscire fuori la forma delle nostre dita. Lo stesso strumento lo utilizzo anche per creare la scalanatura che dà forma all'unghia. Vi ricordo anche che potete aggiungere, volendo, dei dettagli sulla mano tramite le texture e tramite i pennelli che potete creare su Procreate. Vi ricordo che c'è un video dedicato, quindi se ve lo siete persi andate a guardarvelo. Potete eventualmente utilizzare, io in questo caso non l'ho fatto, la funzione matcap, quella che ci mostra la nostra massa nella colorazione argilla. È forse un po' più appropriata perché ci mostra fin da subito come riflette la nostra luce sulle nostre superfici. Ovviamente fondamentale la funzione esposta, vado a ridimensionare, aggiustare guardando la forma anche delle mie mani. Ecco, diciamo che ho avuto un po' di difficoltà nella creazione del pollice, mi veniva sempre troppo magro e poi avevo aggiunto forse qualche segmento di troppo nella fase iniziale. Diciamo che nell'insieme, nel giro di 40 minuti, massimo un'ora, è fattibile creare una mano realistica con tutti i dettagli e le proporzioni giuste. Adesso io lo facevo in maniera un po' più veloce e non accurata per riuscire a realizzare questo tutorial. Anche la forma del pollice non mi convince molto, infatti ho fatto delle modifiche più avanti. Abbiamo quindi visto come realizzare una forma basica in stile realistico di una mano. Nel prossimo video vi mostrerò come aggiungere alcuni dettagli, qual è la colorazione che scelgo, magari creerò anche una base, come vi ho detto, pensavo già di stamparlo. Vi ricordo di lasciare un like, commentare se volete un video in particolare, attivare la campanella e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Al prossimo tutorial!